Bollette dell'energia elettrica e del gas sempre più care, a rischio, senza aiuti concreti non ci sono solo i bilanci delle famiglie, ma pure quelli di negozi e locali che per il prossimo autunno vedono una situazione di vera e propria emergenza con lo spettro chiusure. Perché in questo modo si troveranno in difficoltà centinaia e centinaia di attività e anche queste saranno costrette a chiudere. Ci sono dei negozi che hanno anche una storia magari più breve, quindi sono meno attrezzati per sostenere certi momenti di crisi che vanno più in sofferenza. E sullo stesso piano dei negozi anche i bar del centro. Sì, voci un po' di colleghi che sono un po' sofferenti, gira. E qualcuno potrebbe anche non farcela a sopportare o a superare questo problema, questo periodo. Bollette che da ottobre saranno ancora più salate, sono 50.000 le lettere inviate in questi giorni ai clienti vicentini di AIM e GSM che annunciano il costo più alto dell'energia dei prossimi mesi. Le richieste dei cittadini sono quelli di aiuti, anche se da Palazzo Trissino spiegano che ad oggi non sono previsti nuovi aiuti, proprio dopo il bando da 800.000 euro stanziato per venire incontro a chi era in difficoltà con i bollettini dei mesi invernali. Un aiuto è... Bisogna vedere da dove viene intanto questo aiuto, perché dopo magari bisogna restituirli. Si vedrà, insomma. Caro bollette, non aiuta esattamente le famiglie, fanno fatica adesso ad arrivare a fine mese, figuriamoci con in previsione di un autunno ancora peggiore di questo.